tutti e benvenuti sul mio canale da Maris Channel. Oggi con voi farò una pagina di bullet journal, il mood di febbraio. Allora, per chi non sa cos'è un mood, è un disegno dove sotto oppure dove volete voi ci sono dei colori messi nei quadratini, nei cerchi, dei cuori, tante forme con colori ovviamente diversi. Allora, per prima cosa prendiamo una matita. Io ho questa matita penna e disegniamo dei cuori. Visto che siamo nel mese di febbraio e volevo fare questo mood. Allora, disegnerò tanti cuori che dopo li colorerò. Bene così. Allora, io ho disegnato tutti i miei cuori in questa pagina. Allora, e i cuori non devono proprio riempire tutta la pagina, ma se volete potete anche lasciare spazi. Allora, sotto la nostra pagina dovremo fare o dei cerchietti o dei quadratini, dei cuoricini, anche forme geometriche se volete. Allora, io disegnerò dei quadrettini qua, così, uno, due, tre, quattro e cinque. Allora, ho disegnato i miei cinque quadrettini perché io avrò cinque colori, in base a questi colori, quindi li colorerò. Allora, adesso prenderò dei washi tape. Allora, ce l'ho proprio qua vicino e credo che prenderò questo qua. Sì, prenderò questo qua, oppure questo. Prenderò questo washi tape con i fiori, lo metterò proprio qui. Allora, metterò qui all'angolo della pagina, ecco qua. Adesso ritaglio con le forbici, ok, taglio così e dopo bisogna ritagliare meglio, quindi io adesso ritaglio questo. Ok, ho ritagliato e ho messo qua il mio fiorellino. Adesso con una penna o qualcos'altro ripassiamo i nostri cuori. Quindi io ripasso tutti i miei cuoricini. Ok, ho ripassato tutti i miei cuoricini, adesso anche i quadratini. Allora, per i quadratini userò un righello, quindi uso questo righello per fare meglio le linee, così sono più precisa. Ho finito di ripassare questi quadratini, adesso con la gomma cancellerò i resti di matita che ci sono. Adesso ripasseremo il titolo. Ho ripassato mood e adesso febbraio lo ripasserò con questa brush pen rosa. Cancello sempre i resti a matita che ci sono, anche qua. Ok, adesso con i colori che ho scelto ripasserò qui questi colori, li colorerò dentro. Allora, i colori che ho scelto sono fucsia,
rosa pelle, rosa e viola, chiaro, violetto. E poi con questa brush pen. Sono proprio 5 tutti, 1, 2, 3, 4, 5. Il primo colore che userò è la brush pen, quindi coloro dentro. Sì. Poi la matita rosa, questa qua, che sono anche dei colori diversi, cioè tonalità. E poi il rosa pelle, il viola, e il fucsia. Ok, ho colorato tutto. Adesso colorerò un po' questi cuoricini. Quindi coloro così, di questo rosa. Guardate che bello che sta venendo. Ok, questo rosa. Così. Poi posso anche con questo rosa pelle, posso usare. Ok, io non li coloro tutti, li ricolorerò in altro giorno. Ok, allora così dovrebbe venire, però non è ancora finito. Io come stickers volevo usare anche questo, che è un Molang, non so se lo conoscete. Ecco qua, che adesso lo apro, così lo... è un po' difficile. Ecco, ce l'ho fatta. Ok, questo Molang lo userò e lo metterò proprio qui, dai. Ok, ho messo il Molang qua. Metto questo cartoncino qua, quindi così lo ritaglio un po' come dovrebbe essere, tipo. Ok, allora questo metterò qui. Questo cartoncino, prendo le misure con la matita, quindi faccio così, prendo la misura qua e qui. Ok, ho ritagliato e adesso incollo con la colla. Prendo la colla, e incollo. Ok, ho incollato e adesso disegno dei cuoricini qua e là, così, qui, li farò rosa. Ok, allora, questa era tutta la pagina che adesso vi farò vedere. E tada! Ecco qua, questa è tutta la pagina del mood di febbraio. Ho messo tante cose e con questi colori colorerò. Allora, oltre a questo, vi volevo far vedere ancora un'altra cosa di febbraio. Allora, volevo farvi vedere che ho fatto il mese di febbraio. Allora, è questo qua, vedete che carino, l'ho fatto così e ovviamente ho scritto che il 14 è San Valentino. Poi le note, i giorni, qualche disegnetto, la lettera, il video di febbraio, YouTube febbraio. Poi ho fatto anche i video da fare, quindi ho fatto anche il video di febbraio
che ho da fare, che ho fatto, che devo montare, così. E poi questo di oggi. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao al prossimo video!